Ah no, non possiamo uscire con le voci. Allora usciamo con Anna. Sì, perché con Takemi mi sa che ci deve chiamare lei. Let's go. Underground Mall. Andiamo anche a comprare i regali. Eh sì. Daniele come le di Oscar, conquista sia maschi che femmine. Allora, qui è per leather goods. Ma sono che si compra. Qua però costa tantissimo. Sì. Direi più tipo se vai al negozio di fiori o dolci, dov'è che si prendevano? Allora, qui. Welcome. Yeah, motherfucker, yeah. Book cover. A palm size colorful glass flower vase. Ciao Aiko, se ci siamo ancora, ci vediamo dopo. Torna tra mezz'ora. Ma che ora staccate la live? Quando raggiungiamo il 7-7? Musica. Quindi comunque plausibilmente verso le 6:30, 7. Vabbè, usciamo direttamente con Anna, poi me li ricordo dopo. Vuoi andare da qualche parte? No, vuoi andare da qualche parte? Però dobbiamo comunque uscirci. E così le diamo il rossetto. Ok. Let's go somewhere fun. Ok, dove possiamo andare? Al Suyubobashi, il Luna Park. Dici? Sì. Ma sì. Hai detto colpo. Sorry. No, perché adesso devo andare in qualche posto trendy. Inokashima. Vabbè. Let's go. Che è dove ci ha portato ieri. Lei. Ok, sembra carino, andiamo. Parco di Inokashira. C'è un piccolo off topic, ma dove trovo il tuo deck? Deck 3 che non funziona, non voglio aspettare la live di stasera. Non. Guardati i video su YouTube. E copiateli. E mi sembra. Sollevata l'aria. Sia. Oh, potrebbe avere qualcosa che le può piacere. Dai. Ah, perché le piace troppo? Boh. Cioè, sì, perché questo qui è un regalo di quelli lì che devi dare quando tipo forse state insieme. Sì, ma così hai detto che non salirà ancora il nostro legame. Che noia. Che palle, vuol dire che ci dovrò riuscire. La vita è una merda. Chi mi chiede di uscire? Niente di interessante? Hai sentito qualcosa di interessante ultimamente? Mi aspetto molto da te, visto che sei un vero appassionato. I'm a believer. I just need some of your time. Ho bisogno di un po' del tuo tempo. Ti comprerò qualcosa da mangiare. Usciamo sempre con Oya? Ma no, proviamo ad andare o in chiesa o dal politico. Ok. Dobbiamo ancora andare dalla giocatrice di Shogi. Io voglio conoscere. La chiesa è Kanda. Oggi comincerò la mia prima run su Ivy Rain. In bocca al lupo, Sirius. La confidant col ragazzino? Parliamo col prete. Benvenuto, agnello disperso. Gli agnelli che si sono allontanati dalla retta via e hanno perso di vista i loro obiettivi nella vita sono i benvenuti. Oh mamma. Per metterle in parole povere, io offro sollazzi e avvisi per coloro che si preoccupano e che desiderano di riflettere sul loro passato. Calling friends, the confession will cause time to pass, but they'll be able to recover a forgotten skill. Ah, è tipo... Il coso è tipo il tizio di Pokémon. L'elimina mosse. Hey. Scommetti che non possiamo perché non abbiamo una qualche skill abbastanza in alto. No, dai. No. Togo-san. Sono la persona sbagliata. Ma è l'unica tipa strana che gioca a Shogi in chiesa. È una famosa giocatrice di Shogi. Quindi forse ti servirà un certo livello di charm per parlare con lei. Deve essere soave. E allora non possiamo ancora farlo con lei. A Shibuya c'è nessuno con cui possiamo portare avanti il coso. Parliamo con Mishima. Sì, visto che gli abbiamo cambiato il cuore e poi non gli abbiamo più parlato.
Noi abbiamo speso 240 yen per niente. Grr. Ehi. Oh, Noriega. Ah, giusto. Sì, che potremmo passare. Potremmo parlare dell'ultima volta che ci siamo visti? Sì. Yes, let's go talk to him. Go talk to him. Thanks. Grazie. Vorrei andare da qualche parte da solo con te. Ti va bene il parco? Vieno a Kashira. Sono stato di pomeriggio. Ehi, ho pensato un po' riguardo ad Akiyama. Non voglio cambiargli il cuore. Cancelliamo la richiesta. Sì. Ah, beh, in realtà stavo per dire la stessa cosa. Cioè, andare contro di lui non vi aiuterebbe a diventare famosi. Sarebbe senza senso. Smettila di preoccuparti. You still care about fame? Di essere famoso. Cosa? Come fai a saperlo? Oh, certo. Ovviamente un ladro che ruba i cuori vedrebbe che cosa sta succedendo nelle profondità della mia psiche. Sai, all'inizio ho creato il fansito per poter diffondere il vostro messaggio di giustizia nel mondo. Ma prima che me ne rendessi conto, l'unico motivo per cui volevo aiutarvi era per diventare famoso. Forse è sempre stata quella la vera motivazione. Non lo so, pensavo che lo facessi per via del rispetto che nutro per voi. Eppure nel profondo pensavo che davvero volevo mostrare al mondo che sono ben di più di uno stupido zero. E guarda dove mi ha portato. Sono soltanto uno sfigato egoista che cerca disperatamente di ottenere la popolarità. Non merito di lavorare insieme ai valorosi Phantom Thieves. Beh, grazie di tutto. A presto. Carino. Dai. È inciampato. Aia. Sfigato fino all'ultimo. Un povero. Cazzo. No. Cavolo. Cavolo. Ho davvero mangiato la polvere. Sono così idiota. Non riesco nemmeno a scappare. Lavorare insieme ai Phantom Thieves mi ha fatto sentire come se potessi cambiare il mondo. Ma siete sempre stati voi, ragazzi. Io sono impotente come sempre. E questa è la verità. Mi chiedo se ci sia veramente un modo per cui un qualcuno di patetico come me possa aiutarvi. Forse il fansito? Ma certo! Le mie... My special power lie. Il mio superpotere risiede nel portare avanti il fansito. Non voglio. I want to be about. Però non voglio che non voglio più occuparmi delle pubbliche relazioni. Prima di tutto, quel sito deve essere un rifugio segreto per le persone che hanno dei veri problemi. Dopo tutto quello che è successo a me con Kamoshida, so quanto può essere dura sputare il rospo riguardo le ingiustizie. Quindi, finché ci saranno delle voci che urleranno il nome dei Phantom Thieves, io farò in modo che possano essere sentite. Mishima, torna quando sarai un protagonista. Sta zitto, Mishima. Torna quando sarai un protagonista. Fanboy. Yes, aumenta l'esperienza ottenuta in battaglia. Beh, siamo già a rank 7 con Mishima, eh. Mishima è quello che abbiamo pompato di più finora. In ogni caso, dovremmo dimenticarci di tutta questa storia su Akiyama, ok? Sono ancora preoccupato riguardo ad alcune delle voci che ho sentito su di lui. Farò delle ricerche. Comunque, non è un ragazzo cattivo come fa finta di essere. A quanto sembra, è molto dolce con la sua ragazza. Te lo riesci a immaginare? Mishima... Stavano parlando di sposarsi sin da quando erano alle medie. In realtà sono un po' geloso. Comunque, ci vediamo. Mishima best waifu. Beh, shampoo, ora non esageriamo. No, quello è Ryu. Mishima, gotta go fast! Manca un giorno. Mamma mia. Really?
Shogi! Ah! È un tizio di Parks and Recreation che urla tantissimo. Ah! Quel gioco da vecchiacci! No, è tornato di moda. Ci sono un sacco di giovani giocatori di Shogi veramente bravi là fuori. Io seguo i Fumitogo. È una incredibilmente è incredibilmente talentuosa per essere una liceale. Per non dire carina. Non ha giocato ultimamente così tanto, però! Ho sentito che si esercita da sola in una chiesa! Gioca da sola in una chiesa? Non capisco, mi sembra strano. Ehi, hai sentito? Non mi interessa lo Shogi. That girl sounds familiar. Right. Sì, deve essere la stessa che diceva Yusuke. Sì, non sapevo cosa. Ma l'hanno detto che era una camicia giocatrice. Morgana, ma perde colpi? Gioca contro Gesù. Possibile? Ok. Messaggini. Ehi, che facciamo oggi? Non ho voglia di starmene seduta tutto il giorno. Potremmo andare nel mall di Shibuya. Però il nostro legame non cresce. Sì, vediamo. Ti sei later. Allora, qui abbiamo Ryuji app, ma ce lo dice lui quando possiamo vederci. Con N possiamo vederci, ma non è app. Ma non è app. Però l'unica cosa che possiamo fare è vederci con Anne, quindi... Però piove anche, possiamo anche andare a studiare. Io pomperei i social link. Allora andiamo da Anne. Però compriamo i regalini. Giusto. Io le comprerei la torta. Va bene. Andiamo a Shibuya. Central Street. Morgana è un catto, per forza perde colpi. I gatti sono stupidi, meglio i dog. Non sono stupidi i gatti. Anch'io preferisco i cani, ma i gatti non sono stupidi. Sono tante cose i gatti, ma non stupidi. Sono buffi. Anche i dog sono buffi. I dog sono molto buffi. Welcome. Sudin Soba. 200 HP da Leo. What would you like? Would you like to speak with Lindsay? Would you like to speak with Mata? Il mio gatto è pigro. È anche crasso. Catacasso che salta le ciatole. Come quello rosso della vasca da bagno. Sì. What would you like? Proteine. Garden Energy, ce l'abbiamo già. Il mio è troppo intelligente. Sì, tipo che imparano ad aprire le porte da soli, sì. A fare maledetti. Allora, il negozio di dolci qua è... allo shop. Un poco grasso lo è davvero. Che bello. Levati dai. Would you like to speak with Lindsay? Would you like to speak with Mata? Qui dovrebbero avere i dolci. What would you like? Would you match a flan? 2400, porca puttana. Certo che se li fanno pagare i dolci, eh. Cioè 24 euro di... no. Sì, 24 euro di... no, 240, no, 24 euro. Perché di... dicono grasso qualcuno chiami Sabaku? C'è un... Cosa c'entra Sabaku con il grasso? Boh. Voglio sapere, io non so le cose. Let's go! Yeah. Quanti money abbiamo? Perché non si vede, perché ci siamo noi sopra i soldi. Quanti cosa? Money, 130.000. Sì. Inugashira. Sì, andiamo a sapere. Ah, perché oggi è brutto tempo. Allora andiamo a Shibuya. Solo Shibuya può andare, sì. Andiamo a Mikofuke, let's go. Okay, ah, quel buffo dove siamo andati l'altra volta, ok, grandioso. Perché cazzo? Dovete guardarvi l'album Diary di Haruki di Minno dei Death Strike, per c'è capirlo. C'è un meme in cui Fenrir dice crasso. Ah, io invece lo conoscevo okay. dai Death Strike, quindi. Rosto è molto più... c'è molta più roba nel menu. Operation eat a bit of everything. Ah, mangiamo un pochino di tutto. Giusto, sembra giusto.
Just a bit. Beh, dobbiamo andarci piano e prendere i piccoli morsi. Non ti sembra un bel piano? Fa tutto parte del piano di Erwin. Onestamente, è assurdo quanto il mio stomaco si è allargato dopo l'ultima volta. Io non capisco il fetish di certa gente delle ragazze con la pancia gonfia. Esiste questa cosa? Minchia, ma non ti è mai capitato solo la front page di Deviantart? Sì, no, però di ragazze grasse, non solo con la pancia gonfia. No, cioè c'è il fetish proprio di ragazze normalissime, però con la pancia super gonfia. I don't get it. Boh. Ma ho avuto modo di riflettere sulle mie azioni e non farò lo stesso errore un'altra volta. Danny, tienimi d'occhio, ok? As long as you do, eh. Penso che finché ci sei tu, la mia risolutezza non cederà. Non t'intenderà. Yes! Ok, diamoci dentro allora. L'ordine in cui mangiare le cose sembra importante. Potremmo partire con qualcosa per digerire in fretta. Quello lì. Seriously? Ehi, mi hanno dato questo regalo per essere la milionesima cliente. Non mi sorprende che questo posto sia così costoso. Fantastico che abbiano roba del genere. Che ti regali una roba del genere? I feel like I've just eaten from... Mi sento come se avessi mangiato non stop. Choco Fountain. Minchia, ci hanno dato una fontana di cioccolato. Perché ho detto, però mi sento che se la tenessi a casa mia non smetterei più di mangiare. E allora le diamo Luigi Matcha Flan. Cosa? Lo stai dando a me? Questi dessert sono fantastici. Ti si sciolgono in bocca. È una dolcezza così elegante. Eleganza. Ottima scelta, Danny. Sai davvero come fare contenta una ragazza come me. Grazie. Ta-ta-ta. Alleluia. Oh, meno male. Thanks. Grazie per oggi. Ciao. Che Chiara è di Torino? Sì, siamo. Sì, cioè, sì. Lei è di Ivrea. Io di Chieri. Che siamo? Siamo in provincia di Torino? Torino comunque. Tu chi sei? Sono stanco di questi clienti che ottengo durante la stagione del PGP. Yamauchi ha detto che andrà a bere al ristorante Monza. Verrai con me a investigare sotto copertura, giusto? Let's go, Ryuji, per te questo ed altro. Bene, conto su di te. Tsukishima. Let's go! All right. Sapete già che The Pony Doomsday è stato aggiunto ai giochi grazie di Twitch? È davvero un peccato che non siano riusciti a doppiare in italiano. L'insegnante... The teacher... Ah, l'insegnante che con lui... ha qualche... ha della merda su di me. Mi dispiace, ma mi nasconderò nel bagno. Ti prego, Danny. Semplicemente... lascia il tuo telefono acceso in modo che possa sentire quello che dicono. Ok. Allora, wow! Che ridere, chiedono. Allora conoscerete gli Eugenio in Via di Gioia? Il percussionista, il batterista degli Eugenio in Via di Gioia, Paolo. Di Gioia. Faceva parte di ODS, di Orion, del canale. Ha studiato con noi doppiaggio. Ebbene sì, quindi sì, li conosciamo proprio. Li abbiamo visti nascere e crescere. E correre. E siamo super contenti per loro. Compagni di Canavesana! Canavese è il male. Mamma mia, far finta di star bene ma abitare in Canavese. Wow, reggi davvero un sacco il liquore, Yamauchi. Ho avuto delle esperienze. Ai tempi del college, quando noleggiamo lo yacht per i weekend, facevamo un sacco di feste. Devo dire però che il sake ultimamente ha un sapore particolarmente dolce. Tipo Mario Zucca, dai, vediamo se riesco a farlo tipo Mario Zucca.
sfidarlo. Ah, non mi sorprende. Le cose sono diventate molto più calme senza Kamoshida. Questi sono davvero tempi bui per la Shugin, eh? Ma adesso che se n'è andato, puoi finalmente ottenere la chance che ti meriti, Yamauchi. Non farmi arrossire! Hola, prima volta che vedo Persona 5, ma mi ricorda molto Catherine, perché è dello stesso studio. SpongeBob, prepara i Krabby Patty! Ci sono? Sì, sì. Ok. Non mi far arrossire! Aveva i suoi punti di forza, certo! Ma per colpa sua il nostro club di pallavolo è stato... ha ricevuto una cicatrice perenne. L'unica vera opzione adesso è abbandonarlo completamente. Ci devono essere dei modi per riportare la Shugin ai tempi della luce di una volta. Ed è qui che entro in scena io! Ah, intendi con il team di atletica, giusto? Gli studentessi che... Dicono, sembra più Rupert Sciamenna. Vai di Rupert Sciamenna. No, Rupert Sciamenna è più così. Gli studentessi che sono passati per la mano severa di Kamoshida si solleveranno ancora sotto il nuovo sovegliante, il nuovo insegnante. Cos'è un coglione? Mioso, voi mioso. Sembra che non cagga più da 2 settimane di fila, non naturale. Sarò la rinascita del team che troveranno loro veri stessi nelle profondità della disperazione. Il pubblico adora queste cose. Nonostante... My lack of track and field... Nonostante la mancanza di conoscenza di atletica, riuscirò a formare un legame molto stretto con gli studenti. Quanto dura questo gioco? Centinaia di ore? Sì, tra le 80 e le 120. Sarò il protagonista del mio... My very own tearjerker? Non so cosa sia. E ovviamente... Tutte quante... Le osanna... All the praise. All the praise for tutte le lodi per averli riportati in vita andranno a me, il loro incredibile, amorevole insegnante. Dovrò assumere un grande coach se voglio far sì che tutto vada secondo i miei piani. Quindi intendi fare finta di farli da coach quando qualcun altro lo fa davvero? Incredibile, Yamauchi. Certi raggiungimenti incredibili sembrano ancora più incredibili quando... Such stunning achievements will look great when it's time to end... Sembrano ancora più incredibili quando ci sarà da dare delle ricompense. Ma non intendo fermarmi qui. Pubblicherò dei libri, darò dei discorsi motivazionali. E che ne dici dei combinaguai del tuo team? So che quel Nakaoka in particolare è particolarmente cattivo. Nagaoka? No, io dicevo Nagaoka! Perché? Vabbè. Questa è la morte. Venuta a prendermi tante volte. Ti devi spaventare! Per la bravura di questo chitarrista. No, io dicevo Nagaoka. Nagaoka? Intendi il tipo che aveva chiesto di riportare il coach che c'era prima di Kamoshida? Non ti preoccupare! Sono già occupato di lui. C'è quest'altro ragazzo nel team, Takeishi. Non sembra eccellere un granché in niente. Parole dure. Detto che l'avrei reso il nuovo capitano se si fosse sbarazzato di quel combinaguai di Nakaoka. Potrei avere detto qualcosa su come Nakaoka stesse lavorando per Kamoshida. Solo ovviamente in maniera molto discreta. E? Che cosa è successo alla fine? Apparentemente Takeishi lo ha rincorso. Il piano ha funzionato alla perfezione. Sì, perché rincorso gli è andato contro. E la parte migliore... Non solo i genitori di Takeishi... Not only are Takeishi's parents loaded. Ah, non solo i genitori di Takeishi sono ricchi da far schifo. Ma la madre è la presidentessa del PTA. Ah, capisco. È un'ottima pedina.
Forse, ma niente... But nothing like... Ma una nullità come lui non potrebbe mai diventare un capitano di successo di un... Captain? Sì, non capiterà mai una squadra vincitore di campionati. Purtroppo un giorno potrebbe avere uno sfortunato incidente durante gli allenamenti. Ma sta voce che viene dal profumo, dove cazzo mi esce? È inquietante. Ma fino ad allora devo mostrare agli altri il valore dell'obbedienza. Sei incredibile. Quel figlio di puttana. Se non facciamo qualcosa alla svelta, Yamauchi si sbarazzerà anche di Takeishi. Porco... E dice goddammit. Ma porca... Parliamone con Takeishi. Sì, non è un nostro problema. È un problema del team di atletica. Quindi dovranno decidere per conto loro. Ehi... Sai, l'atletica non è uno sport di squadra. O almeno... I 100 metri non lo sono. Hai dei compagni di squadra, certo. Ma... pensi semplicemente a migliorare il tuo di tempo. È per questo che non ho mai pensato di chiedere a qualcuno aiuto o cercare di risolvere i nostri problemi insieme. Ma... non posso più ignorare le cose che ci stanno succedendo adesso. Insomma... Anche se avevamo i nostri obiettivi e cose simili, noi continuiamo a correre insieme. Hanno sofferto per me, hanno sofferto con me, digrignato i denti con me. Onestamente, penso che sia stato per loro che sono stato capace di correre. Quindi, non intendo voltargli le spalle adesso, capito? Insomma, so... di non essere... Che so che non è la cosa più figa da dire, ma è così che mi sento. I think it's cool. I think it's cool, Yuji. Yeah. For real? Oh, l'ho beccato! L'ho detto prima di leggere. Wow. For real? Sono serio? Grazie, bello. Sento che il mio rapporto con Ryuji sta diventando... Sento tutto fondo. Che bello, c'è le tre... Insta-kill. Vai. Wow! Pazzesco! Ma è fortissima sta cosa! Che cazzo è Yojimbo? Odino! All right. Wait. In ogni caso, io sto morendo di fame. Mangiamo qualche monza mentre siamo qui. Ora... Right now... Finora tutto ciò che ho visto di questo posto è soltanto il cesso. Grazie per essere uscito con me, bello. 7-7, ultimo giorno. Oh. Buongiorno. Fa davvero caldo oggi. La deadline di Kaneshiro si avvicina. Abbiamo fatto tutto il possibile. Spero che eviteremo i problemi adesso. Sei preoccupato? Certo che sì. I palazzi, cambiare i cuori. È difficile capire che cos'è la realtà. Vai. Ah, se dicono crash? Crash? Boh. Vai. Però l'unica cosa che posso fare è credere. Yep. Boh, già, oggi è il Tanabata. Oh, il Tanabata! Il Festival delle Stelle. Non che questo significhi che metterò delle decorazioni di bambù e scriverò i miei desideri su un pezzo di carta. Non me la sento quest'anno. Oh, però c'è il cibo tradizionale del Tanabata.
proprio come i cioccolatini a San Valentino. How about... Ok, Noriega? Sì. Qual è il cibo tradizionale del Tanabata? Bambù. Non so. No, sumen. Non è esatto, era. Io ero deciso tra sumen e completo, però non so cosa sia. Ci lasci il non penso. No. Esatto. Esatto. Wow, sono piuttosto sorpresa. Davvero ti interessa delle vacanze tradizionali e cose così? Delle feste tradizionali. Sì. Originariamente in Cina mangiavano a baked good that we call sakubei. Vabbè, una cosa... Un cibo un al forno. Un piatto chiamato sakubei. In giapponese to appease... In China they eat a baked good that we call sakubei in giapponese, ok. Col tempo la pronuncia di sakubei to sakumen to sumen. Un cibo totalmente diverso. Oh, ma lo sapevi? Non avevo idea, porca puttana. Wow. No, dovevamo essere veramente furbi per intelligenti per saperlo. No, abbiamo solo una connessione a internet, Morgana. Già. A proposito di placare i demoni, il sumen del Tanabata a volte viene chiamato fegato di demone. E ti restituisce forza, get ready, e ti prepara gli esami. Oh. Il 13 abbiamo gli esami. Sì, buona siamo pronti. Sì. Chi ci chiede di uscire? Almost done. Subito. Sì. La medicina è quasi pronta. E c'è qualcosa che vorrei testare. Riesci a passare in clinica, mia piccola cavia? Subito, cazzo. Let's go, Thanatos. Vai. Mi aiuterebbe molto. Ora ho fatto grandi progressi grazie a te. Ok, ti aspetto alla clinica. Arrivo, cazzo. I suppose. Bene, è tutto per oggi. Oh, vai già a casa. Se hai un po' di tempo, perché non stai qui e ti godi una mela? È un regalo di uno dei miei pazienti più anziani. Me ne ha date molte. Salve, dottoressa Takemi. Oh. Capo Chief Oyamada. Vediamo che tipo di capo. Oh, magari signor Oyamada. Signor Mai. C'era una... Chi è? Mammo! È Fischietto! Per il quinto mese di fila, grazie bello, grazie per i subscribe e bentornato a Rimami lo Squadrone della Morte. Questo mese in occasione di quest'ultima live di persona, purtroppo brindo con del tè verde. Tè verde? C'era una conferenza medica qui vicino, quindi ho pensato di venire a fare un salto. E questo chi è? Non mi sembra un paziente. Oh. Fa parte del mio staff part-time. Sto chiedendo una mano a un po' di gente per aiutarmi. No. Sto chiedendo di aiutarmi in per... qualche piccola cosa ogni tanto. C'è qualcosa di cui volevi parlarmi? Ho sentito che mi hai rubato un paziente. Una ragazzina con la bronchite. È venuta qui insieme a suo padre. Bronchite, dici? Beh, non avevo alcuna intenzione di rubartela. Di certo non l'ho incoraggiata a visitare la mia clinica. Now there's talk that the care at the University Hospital is in fine. Sì, ma adesso ci sono delle voci che dicono che le cure che si ricevono all'ospedale universitario siano inferiori a quelle di un medico generico praticante. La medicina originale. Quello che stai facendo qui è semplicemente assurdo. Hai ragione. Ma sai, avrei chiuso un occhio se semplicemente fossi andata a marcire da qualche parte in questa città. Ma questo è il tuo ultimo avviso. Chiudi questo posto e rinuncia alla tua licenza medica.
Questo è this is harassment. Lo prego, stia zitto. Boh, quello che vuoi, sono tutte this buone. Is harassment. Va bene. Bravo, stand up. What did you say? Che cosa hai detto? Non preoccuparti. Sembra che ti sia presa una cotarella per lei, eh. Forse dovrei rivelarti la vera identità di questa donna. È un mostro che ha torturato un paziente con la sua medicina non... Non regolare, sì, ero io. Eccomi. Ciao. Non è terribile? Era così una ragazza impavida, sempre sorridente. What does this mean? Era. È morta. Cosa? Forse tu patirei lo stesso destino, eh? Lei è la piaga, dopo tutto. Non mentirmi. Dovrebbe ancora avere un po' di tempo. Si stava riprendendo pian piano. Le sue condizioni non possono essere peggiorate così in fretta. Oh, pure così. Devi avere fatto una pessima diagnosi. Ora, tornando al motivo per cui sono qui, non ti azzardare mai più a rubarmi un paziente. Non vorrei mica farmi arrabbiare. Miwa-chan è morta. No, no, no. Volevo tutto quello a cui ho lavorato per tutto questo tempo. E lei è il motivo per cui ho fatto tutto questo? Riuscire a curarla era il mio unico... Non è possibile. Chiediamo dettagli, non perde la speranza. Non perde, se dico non perde la speranza mi scusi. Fai puntini puntini. Non so se... Ah, però dici let's ask for details, si intende non a lei, capiamo in generale meglio. Ah, ok, no, pensavo che chiedi dettagli a lei, io dico magari no. Che cosa ho fatto tutto questo tempo? Qual era il punto? Non posso... Retaliate, che cazzo vuol dire già? Oh? Non so, vuoi che cerchi? Sì, vai su word, word referenza. Retaliate. Se tu non li sai curare sono cazzi tuoi. Takemi, se vuoi puoi uccidere anche noi. Ehi, ora che è fragile, approfittane. Shampoo. Mamma, Takemi mi ha rubato un paziente. Must protect. Ah, è contrattaccare. Contrattacchiamo. Ok. Contrattaccare. Sorry. Mi sento meglio adesso. I feel better. Grazie per il tuo aiuto, mia cavia. Sento che il mio legame con Takemi si sia approfondito. Rank 8? 7 discount, sì. Right. Per ora siamo al 7 con un po' di gente. No, solo con lei e Mishima. E Ryuji. Ryuji al 7? Ryuji al 7. Ryuji al 7 e al 6. Vorrei non averti mostrato questo lato di me. Io voglio vedere tutti i tuoi lati, Takemi. I'm glad you did. I'm glad you did. Davvero? Beh, immagino che vada bene così, finché sei tu. Ah, ma sai che forse lo devo equipaggiare il persona, non basta averlo. Ah, dici? Beh, continueremo un'altra volta, vai pure a casa. All right. Sai che lo devo equipaggiare in persona 5 il persona, non basta averlo. Perché in effetti non ha detto quella cosa del... Sì, grazie a Thanatos. No, dice basta averlo nella lista. Boh. Ah, you're back. Ah, sei tornato, figlio di puttana. Ma è già il momento di chiudere. Eh sì, ci vediamo. Vediamo il 7-8.
andiamo all'inizio del 7-8, perché evidentemente succederà qualcosa il 7-8. E poi chiudiamo. E poi chiudiamo. Chiudiamo fare. Con il cliffhanger, perché chiudere così dai un po'... Parliamo con Oya. Oya? Non c'è più il... Aiuto, aiuto, aiuto. Il politico. Non c'è mai. C'è il politico, ma dovremmo... Non so se abbiamo un Persony adatto per farlo crescere. E più che altro con lei abbiamo già il rank up. Sì, questo sì. Certo che vieni qua un sacco, eh. Yo! Bravo. Siediti, hai nuove informazioni? Hang out with you. Oh, yeah! Oh? Davvero? Dove trovi tutta questa roba? Ma è davvero spaventoso. Allora, vuoi qualcosa da bere? Un fansito. Oh, intendi il Phantom Afficionado website? Non sapevo che fosse così popolare tra i ragazzini a scuola. Non ci ho fatto molta attenzione. Beh, però, se dici che ne vale la pena... Immagino che potrei tenere una finestra aperta. I Phantom Thieves devono annoiarsi parecchio se vanno dietro ai piccoli criminali adesso. Hai Ho una teoria che sono tutti minorenni. Secondo me sono tutti minorenni. Underleader son... E qualche sempliciotto che muore dalla noia. Non dovresti fare assumption. You may be right. You may be right, chi se ne frega. Sì, flatteriamola un po'. Vero? Però non ho nessuna prova concreta in realtà. Beh, I'm not really, non sono davvero interessata a scrivere articoli di intrattenimento su tutto quello che va di moda. Ma stanno andando molto bene, non è vero? Alcuni giornalisti che erano qui sembravano molto frustrati al riguardo. Giornalisti? Oh, intendi Nakao e gli altri? Shit. Davvero mi associo a quelle iene? Non insultarmi. La gente al lavoro li chiama paparazzi dietro le loro schiene, ma io... Io sono una vera giornalista. Sono sicuro che tu lo sei. Ehi, non ho bisogno del supporto di un ragazzetto. Che palle quelli del Devil Arcana, che palle. Gli articoli di intrattenimento si preoccupano soltanto di far vendere copie. La verità non ha alcuna importanza. Nessuno vuole leggere cos'è reale. Uff. Che non cambiare carriera? Mai. Ma di questo passo tu? Se rinuncio adesso, sarebbe come dichiarare il mio partner colpevole. Damn it. Responsabilità congiunta? Sì. Che scemenza. Che scemenza, lei non ha fatto niente. È per questo che non posso lasciare il lavoro. E per questo non lo lascerò mai. È stata accusata falsamente? Certo che sì. Voglio dire, non facci caso. Ma grazie, ho avuto più tempo per concentrarmi. Grazie a te ho avuto più tempo per concentrarmi sulla mia investigazione. Scriverò un articolo che ti piacerà un sacco. Pensa che sia un segno del mio apprezzamento. Già lo vedo. Esclusiva. Dietro gli incredibili Phantom Thieves. Chiamate il 911 per la giustizia. Allora come suona? Non preoccuparti, la prenderò seriamente. Dopotutto, te l'ho promesso, no? Mi sembra che stia andando bene, via.
David Arcana rank up. All right. Quando avrò tempo devo recuperarmi il 3 e il 4, sì. Sure are we though, coming all this way. Certo che tu sei un tipo proprio strano. Vieni fino a Otis, fino a Shinjuku di notte. Pipi pipi pipi. È un pipi strano suo. Pronto? Cosa? Deve cercare di fingersi sobrio. Posso parlare con lui? Davvero? Ok, arrivo subito. Lavoro? No, ho già finito. Scusatemi, ho un lavoro urgente che devo andare. Metti questo sul mio conto, Lala-chan. Well then. Ci vediamo. Ah, è così infantile. Si esalta sempre in, si esalta sempre così tanto nell'esatto momento in cui arriva uno dei suoi incarichi preferiti. In ogni caso, non dovresti andare a casa anche tu? Wow, che pompa lo charm. Yeah, dai. Che però rimane a 2. Charm, così possiamo uscire con la giocatrice di Shogi. No, dovremmo portarla a 4 per uscire con 4. Secondo me deve essere a 4. Ti dico, per uscire con Naoto dovevo essere un genius, dovevo avere la knowledge a 5.